Ma guarda, assolutamente nessuna polemica, tutto, ci sono i numeri e siamo assolutamente concordi con questo tipo di analisi. L'unica cosa su cui non concordo è che pochissimi film non funzionano in Italia e funzionano in altri territori europei. Noi abbiamo come base di studio analitico dei paesi che ci assomigliano da un punto di vista sia sociale che culturale, scusate, che sono Spagna, Germania e Francia. Ognuno con una caratteristica simile a quella italiana, poi tutti insieme chiaramente generano quello che è il core business dell'Europa, del Mid-Europa. Non consideriamo l'Inghilterra, perché l'Inghilterra noi la consideriamo un po' come una succursale americana dal punto di vista culturale. E qualche volta prendiamo in considerazione la Scandinavia, però anche lì c'è una tendenza un po' più americanofila. E lì non si doppiano i film, per esempio. I film sono tutti in lingua originale sottotitolata. Pochissime volte prendiamo in considerazione l'idea o i risultati dei film che avvengano invece a est dell'Italia, che sono Grecia, Turchia e adesso i paesi emergenti come la Russia, chiaramente. È vero che ultimamente, è inutile che ce lo neghiamo, la qualità dei film americani è nettamente calata. Io sono il primo a dirlo, essendo un appassionato di questo lavoro, vi ho spiegato da dove vengo, per me lavorare su un film di qualità non eccelsa è una pena, è un peccato. E ultimamente devo dire che da un punto di vista di sceneggiature, idee, novità, c'è una certa carenza sulla cinematografia americana. Per fortuna o per sfortuna non è solo della nostra azienda, ma è abbastanza generalizzata. C'è questa tendenza a blindare finanziariamente un film creando i famosi sequel, prequel, il 3, il 4, il 5, siamo arrivati al 7, 8 addirittura. E va bene quando c'è un franchise importantissimo come è stato negli anni James Bond, come è stato Harry Potter, ma lì finisce. Poi ci sono dei film che vengono prodotti in numero 2 e numero 3 solo perché il primo è andato un po' meglio, poi il secondo un po' meno, ma arrivano a un certo punto e qui non c'è più la convenienza di farlo, anche perché si annoia il pubblico. Il pubblico non ha più nessuno stimolo per andare a vedere dei film che sono il seguito del seguito del seguito. Tra l'altro, il primo funziona bene perché ha una sceneggiatura brillante. Tutti gli altri hanno delle sceneggiature, forse qualcuno mi licenzierà, assolutamente rimediate. Perché sono fatte a tavolino per cercare di ammiccare un pubblico che poi alla fine si stufa. Inutile che ci prendiamo in giro. Ieri sera parlavo con Felice a una cena piacevolissima. Mi ha chiesto quali sono i tuoi più grandi successi, ma da un punto di vista di apprezzamento personale. E devo dire che non sono in imbarazzo della scelta perché la fortuna vuole che l'azienda per cui lavoro ha distribuito, ha prodotto dei film assolutamente, secondo me, fantastici. Da Forrest Gump a Truman Show, a Schindler's List, a Soldato Ryan, a Billy Elliot, Quattro matrimoni e funerale, Bridget Jones il primo. Insomma, c'è una bella scelta. Ultimamente questo genere di film di grandissima qualità sta incominciando a mancare. Io spero che i sceneggiatori, le menti pensanti di Hollywood, di Beverly Hills si diano un po' una svegliata.